Guagliù, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquillo, vuol dire che è una brava persona, vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, e allora state d'accordo. Vi dovete mettere paura, perché ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza, la fede in qualsiasi cosa è sempre violenza. Gli uomini invece, gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Professore, io sono un uomo d'amore. Bravo. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, ci sono poi i popoli d'amore e popoli di libertà. Io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo dell'amore. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua. Gli uomini d'amore invece non hanno bisogno di spazio. Forse per loro vivrebbero sempre abbracciati l'uno con l'altro. Perciò permettete, dice, un pensiero poetico. Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. Bello, eh? Che come fa? Non lo so. Buongiorno. Comunque, vi dicevo, buongiorno, come si fa a riconoscere se un uomo è o non è un uomo di libertà? È semplicissimo. L'uomo di libertà preferisce l'albero di Natale. L'uomo d'amore invece preferisce il presepe. I giovani d'oggi, mi dispiace dirlo, preferiscono l'albero di Natale. Mia figlia, per esempio, non è presepista. È alberista. Patrizia, Patrizia, senti una cosa, vieni qua. Papà, ho fretta, appuntamento con Giorgio. E chi è Giorgio? Comunque, gli uomini di libertà amano farsi la doccia, gli uomini d'amore invece preferiscono farsi il bagno. Professore, poi ci sono quelli che non si fanno né il bagno e né la doccia. La doccia è milanese perché ci si lava meglio, consuma meno acqua e fa perdere meno tempo. Il bagno invece è napoletano. È un incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia. Come si fa a capire quando uno è stoico e quando uno è epicureo? È una cosa semplicissima. Gli stoici amano i grandi obiettivi posti al di là della vita e per questi obiettivi loro sono disposti a morire. Noi non siamo disposti a morire. I cristiani sono stoici. Eh sì, perché i cristiani che cosa vogliono? Vogliono la felicità eterna. E come dicono i cristiani? Siamo nati per soffrire. Noi non vogliamo soffrire. I marxisti sono stoici perché vogliono la giustizia per tutti e per questa giustizia sono disposti a sopportare la dittatura del proletariato e la rivoluzione, che dette tra di noi sono cose scomodissime. Cazzaniga è stoico, si alza alle 6:30 la mattina perché vuol diventare direttore generale dell'Alfa Romeo. Noi no, noi siamo epicurei. Noi ci accontentiamo di poco, purché questo poco ci venga dato al più presto possibile. D'altra parte, perché sacrificarsi per i posteri? Che cosa hanno fatto questi posteri per noi? Allora dico, insieme al poeta Orazio, quam minimum crepula postero. Bravi,